di oggi mi ritrovo imprigionata con delle principesse, ma presto scoprirò il motivo. È opera di una creatura misteriosa. Guardate il video fino alla fine per scoprire cosa succede. Ma ciao a tutti, amori, e benvenuti in questo nuovo video. Io, come sempre, vi ricordo di lasciare mi piace, iscrivervi e attivare la campanellina per le notifiche. Ma dove mi trovo? Questo non sembra un sogno. Barre, sono in una prigione. Ma come ci sono finita qui? Non capisco, non ho fatto nulla di male. Almeno, non che io ricordi. Ma chi mi ha messo qui? E perché? Devo trovare una via d'uscita, devo capire cosa sta succedendo. Non può essere una coincidenza, perché proprio io? Non posso restare qui senza fare nulla, devo scoprire la verità. Ecco, portate del cibo, mangia qualcosa, ti farà sentire meglio. Chi sei? Perché mi stai aiutando? Sono una prigioniera come te. Qui siamo tutte principesse, catturate e rinchiuse in questo castello. Catturate? Ma perché? Cosa abbiamo fatto per meritarci questo? Siamo considerate pericolose per i nostri regni. Alcune di noi hanno cercato di ribellarsi, altre semplicemente non si conformavano alle aspettative. Ma questo è assurdo, non possono farci questo, non siamo criminali. Lo so, ma per loro siamo una minaccia. È per questo che ci tengono qui. Dobbiamo fare qualcosa, non possiamo restare qui e accettare il nostro destino. Alcune di noi stanno già cercando una via d'uscita. Forse insieme possiamo trovare una soluzione. Non posso crederci, sono stata imprigionata per qualcosa che nemmeno ho fatto. È giusto, non sono una criminale e non merito di essere trattata così. Come hanno potuto? Quante altre ragazze sono qui rinchiuse ingiustamente come me? Non resterò qui a farmi spezzare lo spirito. Non darò loro la soddisfazione di vedermi sconfitta. Ma come posso uscire da questo incubo? Devo trovare un modo. Non so come, ma vi prometto che uscirò da qui. Non permetterò che mi privino della mia libertà. Ormai non c'è più speranza, questa prigione è inespugnabile. Hanno già provato a fuggire, ma sono state catturate e riportate qui. È inutile. Non esiste prigione senza punti deboli. Dobbiamo solo trovarli. Pensi davvero che ci sia modo per uscire? Sì, lo penso. Se lavoriamo insieme possiamo trovare una via d'uscita. Ma come possiamo farlo? Questa prigione è enorme e sorvegliata giorno e notte. Dobbiamo essere intelligenti, studiamo la struttura, cerchiamo i punti deboli e osserviamo le guardie. Non sarà facile, ma forse hai ragione. Non possiamo arrenderci senza combattere. Esatto, non ci arrenderemo. Troveremo un modo e quando lo faremo saremo libere. Deve esserci qualcosa, qualche punto debole. Ma dove? Forse ho qualcosa che apre questa gabbia. Vediamo se riesco ad aprirla. Sì, cavolo, ci sono riuscita. Questa potrebbe essere la nostra via di fuga. Giorgia, tu ispeziona, noi rimaniamo di guardia. Perfetto, ora non devono scoprirlo. Devo essere veloce e silenziosa. Cosa sono tutti questi oggetti? Sembrano armi, mappe, pergamene. Tutto confiscato dalle altre principesse. Questo non è un castello qualunque. C'è qualcosa di oscuro qui. Qualcosa che non riesco ancora a capire. Che cos'è questo? Un diario? Forse potrebbe dirmi di più su questa prigione. Intrappolate da una misteriosa entità, si nutre della nostra disperazione. Ma chi o cos'è questa entità? Questo posto non essere una prigione, è una trappola. Una trappola creata per soffocarci lentamente con la nostra stessa paura. Devo dirlo alle altre, non posso restare qui. Dobbiamo combattere, dobbiamo fuggire. Ma ora so che sarà più difficile di quanto pensassi. Ma non mi arrenderò. Qualunque cosa sia questa entità, non ci avrà facilmente. Troverò un modo per sconfiggerla. Ho trovato qualcosa. C'è di più in questa prigione di quanto immaginassimo. Non è solo un castello, c'è una forza oscura che ci tiene qui. Non voglio saperne di più. Se scopriamo troppo potrebbero punirci ancora di più. Se non facciamo nulla saremo condannate comunque. Dobbiamo agire e dobbiamo farlo insieme. Cosa hai scoperto esattamente, Giorgia? Qual è il piano? Ho trovato mappe e pergamene magiche. Questa prigione è stata costruita per nutrire una creatura con la nostra disperazione. Ma se lavoriamo insieme possiamo trovare un modo per fuggire e forse sconfiggere questa entità. Io non posso, ho troppa paura. Non voglio essere punita ancora. Non posso rischiare. Io invece ci sto. Non voglio restare qui per sempre. Se c'è anche una minima possibilità di fuga, voglio provarci. Giorgia, ti seguirò. Grazie, con te al mio fianco sono sicura che possiamo farcela. Formiamo un'alleanza e iniziamo a pianificare la nostra fuga. Guardiamo bene, questo è il percorso che dobbiamo fare. Ma ci sono guardie e trappole ovunque. Sembra un labirinto, ma vedo qui un passaggio che potrebbe essere meno sorvegliato. Potrebbe essere la nostra via di fuga. Sì, ma dovremmo muoverci con estrema cautela. Solo un errore e verremo catturati.
catturate. E le pergamene magiche possono aiutarci in qualche modo. Questa potrebbe creare una distrazione, facendoci guadagnare tempo. Ma dobbiamo usarla al momento giusto. Allora dobbiamo sincronizzare ogni mossa. Tutto andrà come previsto. Riusciremo a passare inosservate. Se qualcosa dovesse andare storto, dobbiamo essere pronte a combattere. Non torneremo indietro. Non torneremo indietro. Ce la faremo, Giorgia. Insieme siamo più forti. Muoviamoci in silenzio. Questo è il momento della verità. Non possiamo permetterci di sbagliare. Ecco il passaggio segreto. Una volta dentro dobbiamo essere veloci e precise. Aspetta, hai sentito? Non siamo sole. Qualcosa ci sta seguendo. Sono le creature oscure. Ci hanno trovato. Uso questa. Dobbiamo distrarli e continuare a correre. Non possiamo fermarci adesso. Andiamo, questa è la nostra unica possibilità. Non possiamo guardare indietro. Ok, Serena, guarda l'uscita. Ce l'abbiamo fatta. Siamo fuori. Aspetta, qualcosa non va. La città è deserta. Dove sono tutti? Non c'è nessuno. È come se la città fosse stata abbandonata o isolata da qualcosa. È come se fossimo ancora prigioniere, ma senza sbarre. Cosa ci stanno nascondendo? Forse la prigione non è solo un luogo fisico. Potrebbe esserci un incantesimo, qualcosa che blocca l'accesso alla città. Allora cosa facciamo adesso? Siamo davvero libere o è solo un'altra illusione? Non possiamo fermarci qui. Dobbiamo continuare a cercare risposte. Non ci arrenderemo finché non avremo trovato la verità. Hai ragione, siamo sopravvissute finora e non ci fermeremo davanti a questa nuova sfida. Qualunque cosa sia successa qui, la scopriremo e troveremo un modo per liberare anche questa città dalla sua prigionia. Giorgia, sei sicura di volerlo fare? Questa entità è potente, non sappiamo cosa ci aspetta lì dentro. Non abbiamo scelta, Serena. Se non lo fermiamo, continuerà a nutrirsi della disperazione delle principesse e a intrappolarne altre. Ma tu sei solo una principessa come noi. Come pensi di affrontare un'entità così potente? Ho trovato un modo. C'è un incantesimo antico, uno che solo una principessa di sangue puro può eseguire. Ho il potere di scacciarlo, ma devo avvicinarmi abbastanza per farlo. Sei davvero coraggiosa, Giorgia. Non so se avrei avuto la tua forza. Non è coraggio, Serena, è necessità. Nessuno dovrebbe vivere in paura e disperazione. È ora di porre fine a questo incubo. Non sarai sola, io verrò con te qualunque cosa accada. Così finalmente sei arrivata, piccola principessa. Pensi davvero di potermi sconfiggere? Non sono qui per discutere, sono qui per porre fine alla tua tirannia. Hai terrorizzato abbastanza persone e ora la tua fine è vicina. Ciocca, non hai idea della mia vera potenza. Nessuna principessa può sperare di sconfiggermi. Forse nessuna principessa normale, ma io non sono una principessa qualunque. Sono di sangue puro e conosco l'incantesimo che ti scaccerà da questo mondo per sempre. No, non puoi fare questo. Lux Aeterna. No, questo non è possibile. Come puoi? Scompari per sempre, non tornare mai più. Ce l'hai fatta, l'entità è scomparsa. Sento che il suo potere è sparito. È finita, Serena, siamo libere. Ora dobbiamo liberare tutte le altre. Le celle si stanno aprendo, le altre principesse stanno uscendo. Non ci posso credere, siamo libere. Davvero libere. Sei più di una principessa, Giorgia. Sei una vera regina. Viva la nostra nuova regina. Viva Giorgia, la salvatrice di Brookhaven. Non avrei mai pensato di vederti incoronata, ma te lo meriti. Nessuno ha lottato come te per la libertà. Non ho mai voluto essere una regina, ma se posso proteggere il mio regno e il mio popolo, accetto questo onore. Prometto di proteggere Brookhaven con tutte le mie forze, di essere una guida giusta e di assicurare che nessuno debba mai più vivere nella paura. Lunga vita alla regina Giorgia! Grazie a tutti voi, questo regno sarà un luogo di pace e prosperità per tutti. Vi guiderò con tutto il mio cuore. Non avrei mai immaginato che la mia vita mi avrebbe portato fino a qui. Sono passata dall'essere prigioniera a regina e tutto grazie alla mia determinazione e al sostegno delle persone intorno a me. Ogni sfida che ho affrontato mi ha resa più forte. Ho imparato che anche nelle situazioni più disperate c'è sempre una via d'uscita. Basta non perdere mai la speranza. Guardando indietro non cambierei nulla. Ogni passo che ho fatto mi ha portato a questo momento e sono fiera di ciò che sono diventata. E quindi ragazzi, se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi se ancora non lo siete e attivate la campanellina per non perdervi nessuna notifica dei video. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!